buon umore, cominciamo a suonare. La pista è quasi piena, questo è divertimento. Fa bene alla salute fare del movimento. E se qualcuno vuole può venire qui su. La 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 la. In collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Ed eccomi qui ogni mattina, eccomi qua in vostra compagnia in distribuzione automatica. Guardate un po' che cosa c'è qui davanti a me, al mio fianco, a parte il Buon Natale che mi dimentico sempre di accendere, cari ragazzi, che poi cambia ben poco, ma guardate il furgoncino, furgoncino di Express, distributori automatici, ottime bevande, calde, fredde, di tutto di più. Andate a visitare il sito www.express-srl.it e magari chi ha un'attività, che ha bisogno di una macchina da caffè, bevande, cibarie, insomma quello che volete, c'è tutto comunque segnato sul sito, oppure andate a vedere anche nella nostra pagina Nima Magazine, nell'ultima pagina di questo mese, tra l'altro verrà pubblicata poi domani. Siamo pronti ragazzi, vi do il benvenuto, benvenuti su Nima Radio TV e anche sulle frequenze di Radio Nova 94.3, salutiamo tutti i radioascoltatori, www.radionova.it. Oggi parto con una notizia un po' triste, nel senso che vedo tutti i vari quotidiani, le varie testate online verso il lockdown di Natale. In questo caso io leggo Parma, ma comunque si parla di tutti quanti, Reggio Emilia, di tutta la nostra regione, ma di tutta l'Italia. Chiusi dal 24 al 6 gennaio, ma ancora non si sa come, oggi ne discuteranno e sicuramente sottosera ci verrà detto qualcosa. Comunque là l'ipotesi più probabile è quella di andare verso un lockdown da attuare nei giorni festivi e prefestivi, ovvero il 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 gennaio, 5, 6 gennaio, anche con ristoranti e bar chiusi, ovviamente. Ragazzi, se anche questo serve per migliorare la situazione, facciamo quest'altro sforzo, tanto ormai non sappiamo più come dove battere la testa. Comunque quando arriva il vaccino non trovate tante storie, cerchiamo di farlo tutti quanti, così st'immunità di gregge arriva, non mi interessa di come la pensiate, ma cerchiamo di farlo, che così almeno ci saltiamo fuori in qualche modo. A parte questo, andiamo in musica, dai, partiamo. Una canzone adatta, direi, Libera, Anna Maria Allegretti, in questo caso Vogliamo Tornare Liberi. Tempesta.
Liberi, liberi, ne abbiamo bisogno di stare liberi, ormai non ne possiamo più. E vado a leggere qualche messaggio. Il nostro amico Luca, Luca, mio fratellone, ci sono. Roberta, buongiorno carissimo Nicola, buon mercoledì, grazie per la stupenda musica e allegria di ogni giorno. Se ci puoi mettere per favore la splendida canzone L'Equilibrista, ti abbracciamo fortemente, Robby e Riccardo. Dora, anch'io, eccomi qua, buongiorno Nicola, mi metti oggi la canzone per il mio papà, era ieri l'anniversario, la tua, non mi ricordo più il titolo però... è l'età, vabbè, tranquilla, Stella del Nord, questa qua è la Stella del Nord. E poi c'è anche Alda, mamma mia, stamattina mi riempite di messaggi. Buongiorno Nicola, sto guardando la diretta, un saluto da parte mia in attesa di quello che ci dirà il nostro amico Conte, perlomeno per farci almeno gli auguri di Natale. Ma da quel che sto cercando di capire, domenica dovremmo essere a posto, pertanto se ti va di venire all'antica tenuta della Santa Teresa vieni senza nessun problema, anzi ciapaletti, do subito lo spot così ce lo gustiamo insieme, eccolo qua. Sabato sera, cresciuti a pane e ballera, a quelli dell'onda latina, bailando la salsa cubana, a quelli del boogie e del rock, un po' acciaccati ma ancora doc. Un po' acciaccati ma ancora doc, e vi aspettiamo domenica, ne approfittiamo, andiamo già subito con la slide di sovraimpressione così vi leggo anche il menù in questo caso. Domenica 20, guardate la casualità, 20-12-20. Antica tenuta Santa Teresa, Parma, strada Benedetto 26, info prenotazione al 348-24-91-140, 0521-46-25-78. Musica insieme a Nicola Marchese, Monica e Maio. Menù, pappardella imbattuto di porchetta con porri e panure agli aromi, petto di faraona farcito alle verdure con patate al forno, bavarese al cioccolato bianco e frutti di bosco, acqua, vino e caffè, 30 euro tutto compreso, compreso bevande, caffè e anche la nostra musica. Vi aspettiamo numerosi e vado ad accontentare subito la nostra Dora per il suo papà. Ecco qua che arriva Stella del Nord. Vamonos! No, io non prego mai, però di notte parlo con mio padre, anche se non c'è più da tanti anni,
lo vedo nella luce di una stella, la più grande e più bella è la stella del nord. Sì, sì, penso che c'è lui, io credo che mi senta, perciò insisto, e qualche risultato l'ho già visto. Nelle difficoltà gli chiedo aiuto ed è sempre venuto a parlare con me. Ora mi chiedo io, non sarà che mio padre come Dio, o forse Dio è proprio come lui e mi viene a salvare nei momenti più bui. Quindi o lui è Dio o vuol dire che sono matto io. Forse non conta quello in cui si crede, ma in qualcosa o qualcuno devi pure aver fede. Io non prego mai, per me ciò che non vedo non esiste, perciò quando ho paura o sono triste parlo con mio papà, gli chiedo aiuto perché l'ho conosciuto e mi fido di lui. No, io non prego mai, ma quando sono in crisi vado fuori, sto lì seduto al buio e guardo il cielo e sto in collegamento con la stella, la più grande e più bella, la mia stella del nord. La mia stella del nord. E voilà, questa è la stella del nord per la nostra Dora, in ricordo del suo papà. Vado a leggere anche altri messaggi. Domenico Dardano, buongiorno e buona giornata. Domenico, rimani sintonizzato perché tra poco, dopo mezzogiorno, arriva il nostro amico Luca da Tenerife. Tenerife. Monica Gelati, buongiorno Nicola e a tutti gli amici sintonizzati. Grazie Cocò. La Cocò non è da Tenerife, anche se so che gli piacerebbe tanto, le piacerebbe tanto, ma non si può, non si può. Dobbiamo stare qua perché domenica abbiamo da fare. Claudio Gaspari, ciao carissimo. Buona giornata a tutti gli amici. Un saluto anche agli amici di Telelupo. E poi continuiamo, continuiamo la nostra Viola di Alba Adriatica che manda il suo messaggio chilometrico. Vado a cercare di capire, sì, un po' le notizie sono quelle che praticamente ho detto io, cara Alba e cara Viola, purtroppo dal 24 al 6 sembra che ci vogliano chiudere. Silvana Reale, ciao carissima Silvana, bravissimo e bella canzone. Andiamo avanti perché oggi voglio accontentare le varie richieste. Roberta ha chiesto L'Equilibrista, anche se è un'altra mia canzone. Ti accontento Roberta, eccola qua.
equilibrio mi aiutava a vivere. 2 più 2 non dava 4 mai. C'era il caos nei pensieri miei. Un bicchiere per dimenticare che morire o vivere era uguale. Non riuscivo più a ritrovare la mia strada, la mia direzione. Povero in danari, ricco in fondo al cuore, davo tutto il bene, davo un po' di me. Ho speso parole e vano questo amore per chi come me è costretto a mendicare. Ed in cambio ha avuto tanto male, tanto male, tanto male. Io cammino su una corda tesa. L'equilibrio ormai mi aiuta a vivere. 2 più 2 non torna 4 mai. Ecco il caos nei pensieri miei. Povero in danari, ricco in fondo al cuore, davo tutto il bene, davo un po' di me. Ho speso parole e invano questo amore per chi come me è costretto a mendicare. Ed in cambio ha avuto tanto male, tanto, tanto. Troppo male, troppo male, l'equilibrista. Ciao Marco! Ma cosa ci fai qua? Ho pensato di realizzare il sogno di chi canta. Ma davvero? Spiegami un po'. Grazie all'esperienza di Studio Nord e Nima Production potete realizzare il vostro brano o il vostro CD musicale con i relativi videoclips. Mi sembra un'idea meravigliosa, dovete approfittare. Per informazioni telefonate al 393 1912 091. Vi aspettiamo! Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta e del suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza.
Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140. Bertolini Abbigliamento, liquida e chiude, sconti fino al 70%, abbigliamento uomo, donna, estivo ed invernale. Lo trovi a San Polo Denza, Reggio Emilia, via Gramsci 21/B, telefono 0522 873659. 59. Quest'anno a Natale regala un buono viaggio. Buoni a partire da euro 25 con scadenze illimitate. E non finisce qui. Se acquisti il buono nella settimana del Black Friday dal 23 al 30 novembre, Porto Franco ti regala un altro buono viaggio, a tua scelta, per le prossime vacanze. Allora cosa aspetti? Chiama Porto Franco di Sant'Ilario Denza 0522 9020 54 per scoprire come funziona. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua, siamo rientrati ovviamente ragazzi, come avete potuto sentire e vedere lo spot di Porto Franco, il Black Friday dell'agenzia Viaggi Porto Franco va avanti anche per tutto il mese di dicembre. Saluto Dora che mi dice grazie mille Nicola, bellissima, e l'amico Rodolfo Rinieri che dice peccato non avere tempo oggi di seguirvi, ma per un saluto sì, buongiorno a tutti, ciao caro Rodolfo. Vado a dare il benvenuto a un altro amico dalla provincia di Reggio Emilia, passiamo a quella di Parma, direttamente a Fidenza, dall'amico Ricky DJ di Radio Vetrina. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i tuoi amici che ci stanno ascoltando, che sono... Come stai sempre... Ricky? Non è male, non è male, a parte le notizie che hai detto anche tu, insomma... Io non so più cosa dire, non so più cosa fare, oltre che essere chiuso qua in questa bellissima, in questo bellissimo studio della nostra radio. Certo, ma tu pensa, tu almeno hai anche la vetrina e vedi qualche persona passare. Io chiuso qui da marzo, puoi immaginare, da febbraio praticamente, puoi immaginare insomma com'è lavorare con questo patema. Siamo liberi, non siamo liberi, ci richiudono, ci riaprono, guarda, non si capisce ormai più niente. Ho perso un po' le speranze, ma non più di tanto, perché chissà che cosa si debba fare come radio in giro. L'anno scorso abbiamo girato la Lombardia, abbiamo girato il Piemonte, e vabbè, quest'anno saremo a casa, pazienza. Insomma, ci stiamo riferendo ai nostri amici che ci ascoltano in giro per il mondo, siamo contenti così e prendiamola come la va. Insomma, qua Nicola, cosa puoi fare tu per rallegrarmi? Aspetta un attimo che sto guardando se il negozio di caramelle lì davanti è aperto. No, è appena chiuso la Claudia. Guarda, come appena chiuso? Lì. Sono le 11 qua, dai tre quarti. Perché lei chiude in anticipo, apre in anticipo. Ma sono un po' degli orari a scivolo, ecco. Sono okay. Degli orari a scivolo. Ascolta, dobbiamo fare una cosa, Ricky. Prima del 24 bisogna che o tu vieni qua da me e io o vengo io da te a trovarti, perché voglio fare una puntata, insomma, dal vivo, o no? Noi la facciamo, non ci sono problemi. Guarda, se vuoi venire tu, che sei magari più comodo nei movimenti, io sono pigro, sono tanto pigro. No, ma poi soprattutto tu la mattina... che devi trasmettere dalle 10 alle 11, poi dopo diventa un po' un casotto fare questa cosa. Va bene, dai, ci organizziamo e sicuramente qualcosa faremo. Intanto ti voglio dedicare una bella canzone di Natale, perché devi sapere, caro Riccardo, che quest'anno sono riuscito a convincere mio figlio Riccardo, 7 anni, di cantare qualcosa con me. E come ben tu sai, insomma, per un papà avere proprio il figlio che canta, è una bella soddisfazione, no? Esatto. Io ci ho provato con mia figlia un po' di volte, poi l'ho quasi convinta a fare da speaker insieme a me in radio, ma come ben vedi sono ancora solo a sole. Beh, ma guarda che non è che sia andata tanto meglio a me, nel senso che comunque abbiamo registrato il brano, ma dovevamo fare il videoclip, il videoclip praticamente non è arrivato, l'ho dovuto arrangiare io con qualche foto, però dai, un bel prodottino giusto per il Natale ci sta. Eccolo qua che arriva, Feliz Navidad, eccolo qua. Yes. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas for the bottom. Oh my. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas for the bottom. Oh my heart, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas for the bottom. Oh my heart, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. E voilà, non poteva mancare alla fine anche il gatto, hai visto? Meravigliosa, meravigliosa. Fai complimenti a tua moglie perché Ricky è veramente un bel ragazzo. Chissà perché tutti i Ricky sono alti, snelli, con i capelli biondi e gli occhi azzurri, come me. Beh, non proprio, non proprio tutti, dai, direi. Gli occhi azzurri e basta. Ma ascolta Ricky, come prevedi queste vacanze se effettivamente... queste feste, se effettivamente il 24 qua ci chiudono fino al 6, sarà veramente triste, mamma mia. Guarda, io come ben sai, sverniamo sia d'estate che d'inverno a Riccione e ho l'invito della sindaca Renata Tosi di Riccione, ma mi sa che per quest'anno resterò al palo. Stessa spiaggia, stesso mare, ma inteso come Fidenza, però. E mi sa che rimarrò a Fidenza. Vabbè, comunque noi la settimana prossima abbiamo organizzato una serie di puntate al pomeriggio, soprattutto, e anche qualcosa la sera, molto importante. Tornano un po' dei nostri amici, dei nostri vecchi collaboratori. Insomma, cerchiamo di fare il massimo possibile qua dagli studi di Radio Vetrina in via Vitoaimi numero 8, nel centro storico di Fidenza, bene, anche bene, perché bene. Come sai siamo l'unica radio in vetrina, siamo l'unica radio in vetrina. Ascolta, adesso ci mettiamo d'accordo per un bel pomeriggio, sento anche Monica quando è libera, così veniamo a trovarti tutte e due, va bene? Dai, che io vi aspetto molto 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 volentieri. Grazie mille Riccardo, continua a seguirci perché io tra poco mi vado a collegare con l'amico Luca Lombardi a Tenerife, magari se vuoi un po' sgolosiamo insieme, perché alla fine sgolosiamo insieme. Non è che io sia Caraibia in questo caso. Beh, però lì da te c'è neve, c'è un po' di neve. No, tutto a posto. No, qua è tutto libero, non sono in alta collina per fortuna. Da te invece è stata sempre pioggia o è nevicato anche lì?
No, no, ha nevicato una notte e mezza, è un giorno, diciamo, ma poi chiaramente successivamente è arrivata la pioggia che ha pulito definitivamente. Guarda, ti faccio vedere che cosa succede in centro a Parma, in piazzale Garibaldi, però ti chiedo una cosa, senti il comune di Fidenza se mettono una webcam anche a Fidenza, che così possiamo... Guarda, sembra che tu mi legga nel pensiero, perché oggi pomeriggio, noi l'abbiamo già detto già da ieri, non saremo in diretta, caso eccezionale, monteremo una prima visione, tu ben conosci, della puntata di lunedì scorso con la nostra amica Loredana Lanzi e i Maniglia Antipanico, Davide, il frontman dei Maniglia Antipanico, e gli altri ragazzi in streaming. Perché siamo in riunione con l'amministrazione. Bene. Quindi ne vedremo delle belle sicuramente, perché ci hanno richiesto la presenza e vediamo cosa, sai, al sindaco bisogna dire signor sì, non si può assolutamente... Allora salutami il sindaco, che l'ho avuto anche ospite qui al Niman Show, il mitico Massari, col suo spiegone. Vero? Parlerò proprio anche di te, delle nostre collaborazioni, perché insomma c'è una voglia particolare anche dell'amministrazione, della città intera, bene, di Fidenza, di partecipare alle radiovetrine, quindi partecipando a Radio Vetrina a tutti i nostri amici, compreso. E ovviamente Niman Show con Radio Nova ti supporta e noi ogni tanto ci colleghiamo. Ovviamente ci colleghiamo domattina con te, ok? 10:30, 10:40 solito? Domani mattina sei mio ospite, 10:40, noi ormai abbiamo gli orari. 10:40 esatto. Nicola e 11:40 io. Cosa volete dire? Esatto, esatto. Va bene così. Continuate a seguirci sui nostri social, sia per quanto riguarda Anima Radio TV, ma anche Radio Vetrina, e allo stesso tempo su Spreaker.com, che è la nostra web radio dove trovate anche i podcast. Grazie, esatto. Ricky. Ciao Nico, bacio a tutti. Purtroppo sarà un altro Natale. Questa è la canzone di Marianna Lanteri. Bye bye. Questi giorni meno veri, che ci fa sentire soli, più distanti, un po' stranieri. E se qualcosa qui non va, non è colpa del destino. Forza, stringimi la mano, camminiamo più vicino. Ciao!
Ciao Nicola! Ciao Marco! Ma cosa ci fai qua? Ho pensato di realizzare il sogno di chi canta. Ma davvero? Spiegami un po'. Grazie all'esperienza di Studio Nord e Nima Production potete realizzare il vostro brano o il vostro CD musicale con i relativi videoclips. Mi sembra un'idea meravigliosa, dovete approfittare. Per informazioni telefonate al 393 19 12 091. Vi aspettiamo! Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta e del suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140. Bertolini Abbigliamento, liquida e chiude, sconti fino al 70%, abbigliamento uomo, donna, estivo ed invernale, lo trovi a San Polo Denza, Reggio Emilia, via Gramsci 21-B, telefono 0522 8736 59. Quest'anno a Natale regala un buono viaggio. Buoni a partire da euro 25 con scadenze illimitate. E non finisce qui. Se acquisti il buono nella settimana del Black Friday dal 23 al 30 novembre, Porto Franco ti regala un altro buono viaggio, a tua scelta, per le prossime vacanze. Allora cosa aspetti? Chiama Porto Franco di Sant'Ilario Denza 0522 9020 54 per scoprire come funziona. Regolare a 116, battiti, è l'istinto primordiale che si accende fra di noi, chimica, elementi puri, armoni, enigmatico momento di una rapsodia, se regola la frequenza non ne vede. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 19 12 091. Molto bene, rieccoci qua sulla musica di Boom Boom. Vi voglio ricordare lo spot, vi voglio ricordare l'appuntamento della nostra diretta di lunedì 28 dicembre, ore 20:30, sulla pagina Facebook Nima Magazine e sul nostro canale YouTube Nima Radio TV, anche su Twitter, e con la presentazione della nostra rivista di gennaio 2021. Ovviamente poi andrà in replica in una giornata di festa a gennaio sui nostri canali radio e anche TV. Tanta carne al fuoco e andiamo avanti perché ancora non è pronto con il collegamento l'amico Luca Lombardi da Tenerife. Ne approfittiamo, vado in musica proponendovi un salto veloce. Abbiamo visto il centro di Palma, andiamo con le webcam di Reggio Emilia Meteo. Eccola qua, dove siamo qua? Dove siamo? Siamo, sapete che l'avevo guardato prima, ma non mi ricordo più dove siamo, aspetta un po', dovrebbe essere Casina, ecco, Casina, che non è una casa piccolina, ma Casina, vicino Castelnuovo Monti, vicino Felina. Oggi non si vede assolutamente
neve, pertanto le strade sono libere forse da qualche giorno, perché la situazione io non ce l'ho sotto controllo della nevicata. Solo gli amici, lo staff di Radio Nova, che sono tutti in quei di Castelnuovo Monti, tra l'altro voglio ringraziare anche per l'opportunità che mi stanno dando per trasmettere sulla frequenza di Radio Nova 94.3 www.radionova.it, e si sta facendo tutti insieme un bel corso da speaker radiofonico. Non si finisce mai di imparare, ragazzi, stiamo imparando tante cose, l'addizione, il programma software, tante belle cose. E in questo periodo, che per noi musicisti è un po' vuoto, visto che le nostre serate sono state annullate, cercare di migliorarsi fa parte, almeno per quanto mi riguarda, fa parte del mio essere. Poi dopo non tutti la pensano in questo modo. Andiamo con la canzone di Luca Orsoni, Due come noi. Sono da solo, però vabbè, si intitola così. Mio padre alzò le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai. Puoi correre o volare, amare più che puoi, ai sogni non dovrai rinunciare mai. Ragazza sconosciuta, seduta in fondo al bar, con l'aria un po' vissuta, è il trucco di una star. Ferito non ferita, scommetto che lo sai, che ai sogni non potrai rinunciare mai. Se non è un canto di sirene la realtà, chi ama sta rischiando il cuore, non lo sa. Due come noi, sia quel che sì, proveranno quello che per gli altri è una pazzia. Due come noi, che sanno vivere, ma non sanno ridere senza compagnia. Due come noi, sia quel che sì, ma stasera chi ci fermerà se tu sei mia? Prendiamo un aeroplano, è il primo che ci sia, e andiamo più lontano della malinconia. Ragazza sconosciuta, scommetto che lo sai, che ai sogni non potrai rinunciare mai. Se non è un canto di sirene la realtà, chi ama sta rischiando il cuore, non lo sa. Due come noi, sia quel che sia, troveranno quello che per gli altri è una pazzia. Due come ma non sanno vivere senza compagnia. Due come noi potranno vivere se non è impossibile. Per due come
la canzone, bella voce, il grande Luca Orsoni, Due come noi. Io la voglio dedicare al mio amico Maio che mi sta guardando nella mia spalla destra del sabato. Due come noi che non sanno vivere, no sappiamo vivere. Saluto ancora una volta l'amico Luca, il fratellone, un saluto al simpaticissimo Ricky DJ. Certo, te lo saluto non appena sarà possibile, perché mi sono dimenticato di leggere il tuo messaggio. Ragazzi, vi ricordo ancora una volta le noci della memoria. Guardate un po', io sono orgogliosissimo del mio fans club, perché siamo arrivati a oltre 40 sacchetti e così abbiamo dato il nostro contributo. A Natale scegli il benessere, prenota e regala le noci della memoria. Prenota presso il 339-7733-104 oppure comunicazione @aimareggioemilia.it www.aimareggioemilia.com/noci della memoria. Scegliendo queste noci puoi aiutarci ad attivare nuovi laboratori benessere, percorsi di promozione della salute per persone con più di 60 anni. Un consumo minimo di 30 grammi al giorno favorisce il normale funzionamento del sistema immunitario, la riduzione di stanchezza e affaticamento e la normale funzione cognitiva. Avete capito? Poi io ci aggiungo anche un po' di tanta plin plin, che quella non guasta mai, così vi depurate con le noci dell'AIMA. A tal riguardo vado con una bella canzone in onda del grande Renato Zero, però interpretata insieme a Mario Biondi, e arriva Nei giardini che nessuno sa. E beh, direi che proprio si addice questa canzone. Senti quella pelle ruvida, un gran freddo dentro l'anima, fa fatica anche una lacrima a scendere giù. Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non t'appartengono, questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce poi, inchiodati a una finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibile. Tanti viaggi rimandati a già, valigie vuote da un'eternità, quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà mai. È un rifugio quel malessere, troppa fretta in quel tuo crescere, non si fanno più miracoli, adesso non più. Non vorrei da quelle bambole, non toccare quelle pillole, quella suora ha un bel carattere, ci sa fare con le anime. Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi, l'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi, dirti sì, sempre sì, e riuscire a farti volare dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male, che ti fa male, curarti le ferite, poi qualche dente in più per mangiare. E poi vederti ridere, e poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi giardini che nessuno sa, si respira l'inutilità, c'è rispetto, grande pulizia e quasi follia. Non sai com'è bello stringerti,
ritrovarsi qui a difenderti e vestirti e pettinarti sì, e sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciacchi piccole anemie, siamo niente senza fantasie. Sorreggili, aiutali, ti prego non lasciarti cadere. Esili, fragili, non negarli un po' del tuo amore. Stelle che ora tacciono ma daranno un senso a quel cielo. Gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro. Mani che ora tremano perché il vento soffia più forte. Perché il vento soffia forte. Non lasciarli adesso no, che non li sorprenda la morte. Siamo noi gli inabili che pure avendo a volte non diamo. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi ragazzi, che artisti, Renato Zero e Mario Biondi insieme. E adesso io mi collego con Tenerife. Sei pronto, caro Luca? Buongiorno. Sono pronto, buongiorno Nicola, no, in realtà, buongiorno a tutti voi. Siccome non mi piace nascondermi dietro, io dicevo ma non arriva, invece no, tu eri pronto alle 11.40 e non ho visto il messaggio che avevi mandato. Pazienza, mi prendo la colpa io, senza nessun problema. Dove ti trovi oggi? Guarda che panorama alle spalle, oh. Certo, mi trovo alla Smarettas, Nicola, è un piccolo paesino vicino al porto di Granadiglia de Abona, è un paesino dove il lusso non è arrivato ancora, uh-huh. E quindi gente modesta, poche anime, poco conosciuto, ma molto molto bello e naturale. Che bello, ma lì e quanti gradi ci sono oggi? No, fammi sgolosare come si deve, eh. Oggi sono 24 gradi. 24 ancora. Gradi. Infatti ti vedo anche con una magliettina. Qua invece abbiamo il cappotto, c'è poco da fare. Insomma, stai lavorando per me? Stai lavorando per me? Stai cercando qualcosa da farmi trasferire? Così metto paura a mia moglie. Ai, si è staccato il collegamento. Ecco, non ha più sentito. Vediamo un attimo. Luca, ci sei? Ci sei, Luca? Andiamo col brano, Dimenticarti mai. Il borgo tra gli ulivi è ancora come allora. La chiesa illuminata e la finestra blu, noi la prima volta. Nasce la vita in una carezza. Aspetterò l'aurora.
il borgo tra gli ulivi è in pace come allora. Io vestita di bianco, calda è la vita in un dolce abbraccio. Amarti come allora, dimenticarti mai. Eccoci qua amici, abbiamo ripristinato il collegamento, questo è il bello della diretta, tra l'altro l'hai detto tu che non c'è il lusso lì, pertanto anche il segnale è un lusso in quell'isoletta. Esatto. Lì. Ripetimi il nome, l'AS? Come scusa Nico? Il nome, l'AS? L'AS Marettas, ricordatevelo amici, intanto ti porto i saluti di Domenico Dardano, ciao. Luca si è sprecato. Ciao Domenico, si è sprecato con un ciao Luca il nostro Domenico. Allora intanto io ti avviso Luca che qua stiamo aspettando entro questa sera le novità per quanto riguarda il nostro Natale. Sembra che comunque ci vogliano chiudere dal 24 nei prefestivi e festivi, 24, 25, 26, 31, 1, 5, 6. E lì com'è la situazione? Qua stanno dibattendo proprio oggi al governo per prendere decisioni riguardo alle festività natalizie, anche se sembra che non ci siano grandissime restrizioni, solamente evitare gli assembramenti chiaramente di persone e le feste, queste cose qua. Quindi ritrovarsi in famiglia sarà più che normale. Ma il turismo è fermo, immagino, perché hanno bloccato i voli da qua, se non sbaglio, no? Ma sono sincero, il turismo, stando a voci riportate da hotel che hanno aperto in questi tempi, hanno confermato le prenotazioni che già avevano. Mm-hmm. Quindi turismo sì, però chiaramente non è un turismo massivo, se no un turismo alla spicciolata, diciamo. Certo, come eravate quindi abituati di solito, insomma. Sì, esatto. Non come prima. Ma torneremo vittoriosi e tutto il mondo si rimetterà in movimento come eravamo abituati. Grazie Luca, grazie per averci fatto scoprire quest'altro scorcio di Tenerife, perché è veramente fantastico. Alla fine, quando non avrai più siti da farci vedere, mi toccherà venire io di persona, c'è poco da fare. Ecco, gira intorno, facciamo vedere, fai una... Wow, fantastico. Grazie Luca, alla prossima allora. Intanto grazie a voi. Ci colleghiamo la settimana prossima, se tu dovessi avere qualche problema, che magari sei impegnato col lavoro, io ti faccio intanto gli auguri di Buon Natale, ok? Grazie, auguroni anche a voi, a tutti quanti. Ciao Luca, ciao. Una vecchia canzone italiana, orchestra italiana, Bagutti. Canzone ci parli d'amore.
terra di grano e di fiori, di sole e di vino, di spine e di allori. Terra che resti nel cuore di chi per un sogno ti deve lasciare. Ogni paese è una festa, una banda che suona, una piazza, un caffè. Terra di santi e poeti, di troppi mafiosi e pochissimi preti. Terra di mille stranieri che trovano amore e non partono più. Terra rimasta nel cuore di gente che parte per terre lontane. Ma in ogni posto del mondo, dovunque tu vada, da solo non sei. Senti, hai una radio che suona lontana. Canterà una vecchia canzone italiana. Riderai un balcone affacciato sul mare. Una canzone non chiede di più, ti porta dove vuoi tu. Terre così non ce n'è, cara Italia, sarai sempre dentro di me. Cara Italia, la patria più bella che c'è. Cara Italia, io canto il mio amore per te. Siamo arrivati al termine di questa puntata. Ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento dalle 13 alle 14 su canale 78 con Vado Liscio e tante belle canzoni dediche e richieste. Quest'oggi sono da solo, non ho ospiti, pertanto mi dedico alle vostre richieste. In più vi do un altro appuntamento questo pomeriggio alle ore 15:30, dalle 15:30 alle 14 sarò ospite in un'altra televisione, canale 19 TV Qui, nella trasmissione in onda dell'amico Maurizio Rizzi, e così parlerò un po' di me e faremo ascoltare un po' di mie canzoni. Vi aspetto, ricordatevelo, canale 78 alle ore 13, canale 19 alle ore 15:30.
Vi saluto con questa canzone di Omar Codazzi, Occhi. Ve la voglio far ascoltare perché è molto ma molto bella. A domani col Nima Show. Ciao! Ti ingannano, trasmettono in codici comprensibili. E scoprono quelli che mentono, specchi dell'anima incorruttibili. Quando hai troppa rabbia dentro, sei la vittima del momento, trattieni con forza quella lacrima, ma poi i tuoi occhi ti tradiscono. Portami via per volare con te, questa notte fa botte con la vita. Di ogni poesia, poesia, poesia. Gli occhi mai si sbagliano, fanno impazzire il cuore se si incrociano. E ti senti meno forte nel mostrare le tue forze, gli occhiali scuri metti per nascondere quegli occhi che ci fanno un po' più deboli. Portami via per volare con te, questa notte fa botte con la vita. Maschere son muri che ci coprono, e gli occhi son vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima, negli occhi c'è riflessa la tua anima. Portami via per volare con te. Nuove canzoni, questa è Occhi, Omar. Quel motivetto che fa la 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 la. In collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica.